C'era una volta una cara ragazzina. Solo a vederla le volevano tutti bene. A bella, vi qua! E specialmente la nonna, che non sapeva più cosa regalarle. Nonno, me larghi la PlayStation! Sì, però la modifica te li fa tu, eh? Una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso. E poiché le donava tanto che essa non volle più portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. Ma va! Un giorno sua madre le disse: oh, guà, cappuccia, vi qua! Pissa fucacci, pi la butti di vino e la frettate, purtroppo non no, perché sono stoporosi, allora in un casino zmorezza da lulette. Ah, ma chi fatta la voce? Zitta, guà, lasci perda, successo un casino in che papà, ah, va, dopo te la racconto. Marcumanne cammini subito e cammini mo, perché dopo abbia a fa lucalle e dopo se squai pure la frettate. E quando arturna, arportami le sigarette e cammina ricerice l'umore che se te casca la butti di vino ti spacca la faccia. Ma buona, va, tranquillo. Tranquillo, sa morte, portevi l'autobus. Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a una mezz'ora dal villaggio. E quando giunse nel bosco, Cappuccetto Rosso incontrò il lupo. Buongiorno, Cappuccetto Rosso. E gli disse: buongiorno. Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso? Ma stinga il nonno che lì sta sempre imbriaghe. Stinga il portaluvine. Ah, brava. Cos'hai sotto il grembiule? Oh, zezzo! No, cos'hai sotto il grembiule? Ah, queste! Si porta a trovare la fucaccia! Si porta la frettata! Poi hai fatto pure lo panning in mamma! Allora la nonna che te lo osteoporosi schiaffano filoncini, sta buone! Oh, dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso? Cazzo te ne frega! Ah, oh, sta a San Monte! Tu fila ruelle e dopo calisotte in bacio all'albero delle precoche! Il lupo pensava: questa bimba tenerella è un grasso boccone! Sarà più saporita della vecchia. Se sei furbo, le acchiappo tutte e due. Fece un pezzetto di strada vicino a Cappuccetto Rosso e poi disse: vedi, Cappuccetto Rosso, quanti bei fiori. Perché non li porti alla nonna? Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e vide i raggi di sole danzare attraverso gli alberi e disse: ma le sai che è? Vuoi arportare due fiori a nonno? Basta il domen se le fume tutti esse! La porc! E mentre Cappuccetto Rosso coglieva i fiori, il lupo andò di filato alla casa della nonna e bussò alla porta. Chi è? Nonno, sono Cappuccetto Rosso, che ti stinga a portare la fucaccia, la frettate luine. Apre! Ma che ti scordate le chiavi? Sono 20 anni che ti stinga a fare sempre le duplicate, me ne stinga disperse! Disse la nonna. Il lupo disinserì l'allarme. La porta si spalancò, andò dritto al letto della nonna e la ingoiò. Poi si mise le sue vesti e la cuffia, si coricò nel letto e tirò le coperte. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori e quando ne ebbe raccolti tanti andò verso la casa della nonna. Arrivata a casa della nonna, Cappuccetto Rosso si meravigliò che la porta fosse spalancata. Entrando nella stanza, ebbe un'impressione così strana che pensò: gule, cazzo, non ho sempre imbriaco sta, che tutte le soldi della pensione che stiamo a spendere per fare l'antifurt, ma che chiude sta cazzo di porta, ma io non lo so. Arrivò in camera da letto, vide la nonna e disse: eh no! Ma non ebbe risposta. Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine. La nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla faccia. Chi è le cortine? Le tende. Ah, vai. La nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla faccia e aveva un aspetto strano. Gula no, fica oggi! Lo so, ne stinghi tante buone oggi. Eh no, ti d'orecchi che mi parla la telespazio. Per sentirti meglio. Eh no, che occhi grandi che hai, mi sembra una boate. Per vederti meglio. Ah no, che mani grandi che hai, un culo che pale. Per prenderti a schiaffatoni meglio. Ah no, di una vocca mi sembra lo trafore dello gran sas. Sì, perché mo me te magne. E subito il lupo balzò dal letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. Saziato il suo appetito, si rimise a letto. S'addormentò e cominciò a russare sonoramente. Proprio allora, passò lì davanti il cacciatore e pensò: golenda rossa che si è, che sa magnato lo ciabotte! No, le si chi è, mo vai a dare uno sguardo, fa che stire le zampe stanotte! Entrò nella stanza e avvicinatosi al letto, vide il lupo. Quasti! Devi cercare nella frega, mo te squacchi gnena giammareche! Stava per puntare lo schioppo, ma gli venne in mente che il lupo avesse mangiato la nonna e che si potesse ancora salvarla. Non sparò, ma prese un paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia del lupo addormentato. Vuole che è, dottor House, qua? Dopo due tagli, vide brillare il Cappuccetto Rosso. Oh! E dopo altri due, la bambina saltò fuori gridando: quale che schifo là dentro! E poi si vede venendo! Poi venne fuori anche la vecchia nonna e tutti furono salvi.
Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore scuoiò il lupo e si portò via la pelle. Oh, oh, ti sono fatto la pelle! La nonna mangiò la focaccia e beve il vino che aveva portato Cappuccetto Rosso e si rianimò. Buona sta frittata. Ma Cappuccetto Rosso pensava... Ah no, di sì che è, la prossima volta la focaccia, di lo cazzo che te la porti! E vissero tutti felici e contenti. Ci deli sona, li cappagnetti doi ci deli.